Buongiorno ragazzi, buongiorno. Gli occhi li ho lasciati dentro il letto, vedo se riesco a recuperarli un attimo. Allora, vi racconto un po' che è successo. In questo periodo in cui non ho fatto vlog, ho giocato a basket, sono stato a Scafati, a Pompei. Abbiamo vinto partite, siamo arrivati a 10 vittorie di fila. Poi l'abbiamo persa una malamente, quindi siamo 4 vinte e una persa in campionato. Però stiamo andando bene ancora, nonostante l'ultima sconfitta sono soddisfatto di come le cose stanno andando. Adesso domenica abbiamo un'altra trasferta molto lunga, a 100, dita incrociate. Piccolo aggiornamento climatico, molto male, rischio pioggia. Ragazzi, allora non ho fatto il vlog per un po', non c'avevo voglia, internet è pieno di persone che si svegliano tutte le mattine, good vibes, oh yeah, grande, sì, c'è l'aria in mano, e poi mettono giù il telefono e iniziano a bestemmiare, che vita di merda, che mondo di merda, io no, quindi se non c'avevo voglia non l'ho fatto. Oggi è Natale, il 24 dicembre, quindi la vigilia di Natale, sono qua da solo, alla fine quindi ho detto perché non parlare tutto il giorno col cellulare, mi sono comprato l'iPhone 12 Pro Max per farmi un regalo, che penso che ti faccia anche... Niente, non ve lo dico, dai. Lasciamo perdere. Preparo la roba e vado a allenarmi. Forza ragazzi. Poi organizzeremo qualcosa per oggi pomeriggio. Ci sono due o tre compagni di squadra che sono da soli, quindi qualcosina dovremo organizzare. A Natale non si può stare da soli. Questo è quel periodo dell'anno in cui metti la roba nello stendino, poi la vai a recuperare dopo 6 mesi ed è ancora bagnata. Chissà se questa maglietta l'ho lavata bene o no. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sono fermato un attimo a comprare una barretta perché so già che finiti i pesi morirò di fame. Grazie. Buongiorno, auguri. C'è una cosa che mi ci andrebbe adesso, è un caffè della Moka, seduto lì con Angelo, a cazzeggiare 20 minuti. Angelino, salvami te. Angelo! Marino, buongiorno. Qual convento? Lo facciamo un caffè, come si deve, della Moka lì, nella nostra stanzina. No, noi si fa il caffè buonino, si prende il caffè. Quanti gradi esattamente è? Lava? 360. È magma. Fermami. Buongiorno. Festinez? Dai, da stamattina mi fa male la mano, il tendine rotuleo, la schiena e il tallone. Per prima dire cosa mi fa male. Mi servirebbe una bara, ce l'hai a portata di mano. Sì. Cosa fai a Natale? Magni? La bufamma. Tommy, la... al nord funziona così? No, al nord noi non ce l'abbiamo a Natale. A Pasqua direttamente? No, e si va a Carnevale. Non male questa arde. Allora sono benvenuti, abbiamo finito la sessione di pesi, reintegriamo. Adesso ci fasciamo le caviglie perché siamo senza piedi e poi andiamo. Anche perché sennò mi smuso. Fa un po' di stress, va. Sì, per i ragazzi. Sì, paccheri alla Sorrentina, un quintale. Aia, i paccheri che verranno, non so, lo sciapone. Lo struggle del Natale. Se scorreggio nel vlog, che succede? Non si sente. Vai, non si è sentita. Signor Carmando, adesso chiudiamo tutte le porte, mettiamo una musica leggera natalizia con Alexa, perché io sono uno sgangherato totale e ci facciamo la schiena fatta bene festeggiando insieme il Natale. Sarà fatto. Parte alta cervicale, questa parte qua per festeggiare il Natale. Jingle bell, jingle bell. Siamo in linea? Siamo in linea. Oh, è bella, bella. Presto! Affa! Yeah! Ah, questi 10 minuti. Siamo sempre qua. Buon Natale! Grazie. Sì che puoi. Possiamo dire che Luigi, forse sei fuori legge? Quanti chilometri hai da qua a casa tua? Una trentina. Ah! Ma è la mia fino residenza. Fino a 30. Oh, residenza? È la mia residenza. A me piace credere che infrangi la legge. No. Sono aperti i supermercati, Angelo? Perché io non ho una sega da mangiare, oltretutto. Io voglio la mia mamma a Natale, Angelo. Fammi un augurio di Natale. Grazie. Ciao, Luigi. Buon Natale. Sono nervoso, Luigi, che te vai dalla famiglia e io no. Ciao, Angelo. A dopo.
insomma si va a casa. Ho pagato col bancomat con l'Apple Watch e la signora della cassa mi ha guardato come se fossi appena atterrato da Marte. Oh, grazie mille. Perciò uno dei pochi libri che leggerò. The Dream League, 30 squadre, 30 storie del mito NBA. Non me l'aspettavo. Grazie Luca. Grazie. Ok, è il momento di preparare un pranzo estremamente sano, perché stasera probabilmente mangerò come un cane dannato. Adesso mangio questo straordinario pasto e poi mi metto a riposare un po', perché comunque è giovedì e domenica si gioca, anche se è Natale. È importante riposare. Carichiamo un attimo il bambino, che magari più tardi lo facciamo volare. Dai, carica, amico. Attenzione, sorpresona natalizia. Chi c'è a fare Natale con me stasera? Incredibile! Ma che fighetto! Incredibile! Ma che fighetto! Prego! Buonasera. Mamma mia! Il Vesuvio l'hanno levato. Peccato, perché ci stava bene lì comunque. Il mostro dovrebbe essere quasi carico. Adesso io e il signor Carmando andiamo a fare volare il drone dal parcheggio del Carrefour. Speriamo di non finire in galera. Eccoli qua! Tac! Voglio aver visto che tecnologia, no? Porca paletta. Pazzesco. Adesso direi andiamo a casa. Cacca. E poi iniziamo ad andare da Benve, perché stasera alla fine abbiamo organizzato una scenetta con i ragazzi a casa di Benve. Io non ho fatto la spesa, non ho cucinato e non andrò a cucinare a breve. Io sarò la merda. Ha svegliato dal riposino natalizio. Signor Carmando? Ci prepariamo per andare a cena dal signor Benvenuti? Benissimo, mi preparo. Pantalone Adidas Total Black. Sceglierò un calzino Stans con scritto appunto Stans. Una felpina nera col quale penso anche di aver dormito un paio di sere fa. E sotto la Tags T, che è la mia maglia preferita del mio brand Zero Blasterfield. Ali ali. E io direi che la scelta ricade chiaramente su questa Night Jogger straordinaria. Benissimo signori, il Santo Natale è onorato con un outfit veramente, veramente straordinario. Potete vedere la varietà anche di colori. Madonna che scarpa ragazzi, siamo seri. Stiamo andando verso casa di Benve per festeggiare l'ennesimo Natale lontano da casa, con un ringraziamento speciale alla Lega. E fate saltare una cazzo di partita un anno e si va a mangiare il panettone a casa, no? E che facciamo? Una... Piccolo cenno storico, dietro di me il santuario di Pompei. Trovate tutto su Wikipedia. Ragazzi, vedere la città così vuota mi mette una tristezza. Veramente questo cazzo di Covid ha sconvolto il mondo. Non c'è nemmeno una persona in giro. Angele, che tristezza è? Mamma mia, sempre i film tipo Resident Evil. Benve, parlami del menù. Abbiamo dei crostini misti, empanadas, poi abbiamo un ottimo risotto taleggio pere speck. Dopodiché abbiamo un banalissimo petto di pollo con prosciutto cotto e sottiletta. Valdostana! Accompagnato da una ottima patata al forno. Oh, Laverio! Eleganza, voglio! Sa, Josh! Sa! Allora, per il vlog, un test delle empanadas fatte da Lavion Bernardo Musso. Lavion? Poi per fuoco. Oh, buonissimo. Perfetto, cazzo. Peccato che è ripiena di fuoco. Allora, Lorenzo,
adesso che si mangia? Abbiamo finito di mangiare da 35 minuti e ho fatto già la digestione. Pazzesco. Che cenone di Natale. Io sono tristissimo. Facciamo una cosa, l'anno prossimo invitateli voi. Guarda addirittura, guarda signor Carmando come. No, sto ascoltando la... perché parlano degli alici, del mercato ittico. Uno, due, tre. Flies device. Flies device. Ah, flies device. Pare benissimo lo svizzero, no? Fatto il corso. Buonanotte, buon Natale, buon Natale, grazie. Comunque la vita è veramente strana. Alla vigilia di Natale, di sera, camminando per Pompei da solo, senza una persona, tornando a casa. Chi l'avrebbe mai detto? La vita è strana. È veramente surreale il silenzio e il nulla che c'è in giro. Buonanotte, ci vediamo domani. Ho deciso che il vlog lo faccio anche domani, lo faccio durare 40 minuti sto video. Ci guarderanno in 3. Buon Natale a tutti. Buongiorno, buon Natale, buon Natale. Ho visto che Franzichè su Instagram si sta allenando la mattina di Natale. Non mollare Franzichè, c'è chi sta peggio di me. Io pensavo che nessuno si allenasse la mattina, oggi invece Franzichè si allena la mattina. Non mollare, fratello. Il programma è, ora mi mangio una banana marcia, poi bevo un litro di caffè, preparo le uova e mi metto un po' a iniziare a editare il vlog. Perché il prossimo appuntamento ce l'ho a pranzo, che è Skype con il pranzo di Natale della mia famiglia a Siena. E poi pomeriggio allenamento. Che libidine. Pippo, guarda come mangia. Ciao Michele. Oh Marino, ciao. Ma avete bello iniziare a mangiare? Sì, sono lui. Pippo. Io sì, solo. Guarda, prima voglio, tra un po' allenamento. A me non so più solo. Ma in verità ho fatto colazione tardi, quindi tra un pochino preparo un piatto di qualcosa, non so ancora cosa. Quanto giorni? Mai? Mai? Verrai, lì c'è il lockdown a bestia. Una grande. Insomma, un grande pranzo di Natale che io non sto nemmeno mangiando in diretta Skype. Dani, dimmi. Insieme. Aspetta, ci siamo tutti. Ci siete tutti. Uno, due, tre. L'ho fatta! Buon appetito! Un bacio a tutti! Oh, anche mi mancate, anche voi! Ciao! Vabbè. Allora, mi sono rifiutato di riprendere qualsiasi cosa riguardasse il mio pranzo perché è stato qualcosa di imbarazzante, cioè, mi sono davvero vergognato. Preparo la roba e vado a fare allenamento, ragazzi. Vi faccio solo vedere che il clima è migliorato, non è male. Ragazzi, sono arrivato al palazzetto. Anche sto Natale ci sono... No dai, è brutto, ci siamo arrivati nei coglioni, no? È andato, allenamento, è venerdì, domani si parte per 100, questo vlog sarà pubblicato quando la partita di 100 sarà già finita, quindi dito incrociate, speriamo bene. Mi sarebbe piaciuto quest'anno passarlo in famiglia, dopo tutto il casino, dopo che siamo stati un anno chiusi in casa praticamente, mi sarebbe piaciuto. Però, come sempre, ringrazio che noi si può giocare, ringrazio di potermi allenare, ringrazio di poter fare quello che mi piace fare. Un po' di tristezza al pranzo di Natale, ma tutto sommato davvero mi fa piacere poter continuare a giocare. Quindi infatti vado dentro, arrivederci Angelino. Allenamento e domani ci facciamo queste 9 ore di pullman. Ragazzi, se siete arrivati fin qua siete degli eroi. Mettete un like, condividete, supportate il canale. Ci vediamo presto. Ciao ragazzi, grazie ancora.